Si chiama Personaggi sul filo dei dialoghi mancati, il gioco interattivo che fa entrare le persone nel vivo del teatro, pensato proprio per questo tempo di chiusura. Ad idearlo due attrici, Giulia Bellucci e Marina Bragadin. L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito di Marche Palcoscenico Aperto. Il nostro progetto si chiama Personaggi sul filo dei dialoghi mancati, è promosso grazie ad Amat e alla Regione Marche, assessorato alla cultura, ed è stato selezionato nell'ambito di Marche Palcoscenico Aperto, I misteri dello spettacolo non si ferma. Appunto è pensato per, come resilienza in questo momento di chiusura. Non ha la pretesa di essere uno spettacolo teatrale, chiaramente, però si ha la possibilità di parlare di teatro, di entrare nel vivo del teatro, perché il nostro è un gioco interattivo a tutto tondo, per cui lo spettatore viene contattato da un personaggio che non farà un monologo, ma lo tirerà dentro un dialogo, per cui lo spettatore sarà attivo e quindi avrà modo di rispondere e di interagire. Lo spettatore non è tenuto a conoscere la pièce o a riconoscere il personaggio, è appunto un gioco e quindi si relazionerà nella modalità nella quale si sentirà di farlo e semplicemente ascoltando e rispondendo a quello che gli viene chiesto. Per farlo appunto basta prenotarsi e poi verrà ricontattato dal personaggio stesso all'ora e nel giorno stabilito e lì partirà la telefonata, che avrà una durata pressappoco di 10-15 minuti, non di più, chiaramente in linea con quello che è lo strumento che utilizziamo, la durata sarà circoscritta, insomma, a quello che è la possibilità di un buon ascolto. Come c'è modo di partecipare? Bisogna prenotarsi? Ci sono dei numeri, immagino. Sì, la prenotazione è obbligatoria perché i posti sono limitati, limitatissimi, anzi vi invito a farlo. C'è un numero da chiamare, le repliche ci saranno la prossima settimana, per cui siamo in corsa per riuscire insomma a partire lunedì. Un'iniziativa, quella che presentiamo oggi, che arriva in un momento sicuramente molto particolare per tutto il mondo del teatro e dello spettacolo di questo tipo, ma voi avete deciso di farla proprio per ritornare a creare quel bel rapporto con il pubblico che c'è sempre stato. Certamente, la nostra iniziativa Personaggi sul filo praticamente porta il teatro dentro casa. Noi tendiamo a avvicinarci al pubblico, no? A ritrovare quel rapporto intimo, particolare che si crea teatro tra l'attore e lo spettatore. Naturalmente qui il rapporto è uno a uno, però per far tenere viva questa relazione, certo questo è un momento molto particolare per lo spettacolo dal vivo, per cui noi tendiamo a poter avere questo rapporto per mantenere un filo di collegamento. Non è la stessa cosa dello spettacolo dal vivo, è un'altra cosa, naturalmente, che potrà magari persistere anche una volta che i teatri si riapriranno. È un'altra cosa, lo spettacolo dal vivo è tutto quello che si crea, la condivisione, no, del pubblico con altre persone di fianco, con l'attore stesso. Lo spettacolo non può esistere se non c'è lo spettatore. Quindi il teatro è un luogo sicuro e spero che presto si possa tornare tutti insieme a condividere questa grande emozione.